Di nuovo buongiorno e buon sabato ai telespettatori della C. Riprendiamo dalle pagine interne dei quotidiani regionali, in particolare siamo sul quotidiano del Sud, la cronaca: fiamme alla Perla dello Stretto. Ad aprile nell'area del centro commerciale era stato incendiato un mezzo pesante, distrutto un negozio di piante, nessuna certezza su un atto doloso. Il fatto accaduto, riporta l'articolo, poco prima dell'una di notte. E ancora, sempre dalle pagine interne del quotidiano del Sud, la cronaca: schianto fatale contro un albero, un ragazzo di 24 anni di Mangone nel Cosentino è rimasto incastrato nella sua auto, gli amici avrebbero allertato i soccorsi alle 4 del mattino, un'ora dopo l'impatto. Ancora non chiara la dinamica del grave incidente stradale. Da Vibo Valentia la cronaca: auto carica di attrezzi da scasso, la scoperta della polizia durante un controllo, a tappeto sul territorio. Si parla di terremoti, due scosse nella provincia di Cosenza, la più forte di magnitudo 3.3, si sono registrate proprio ieri. Da Vibo Valentia è l'emergenza rifiuti in primo piano, si continua a negoziare, positivo vertice in prefettura tra la Progetto Ambiente e l'amministrazione, l'assessore De Filippis: vogliamo trovare un accordo, amari i sindacati. E adesso ci trasferiamo sulla provincia, su Catanzaro, il caso in primo piano della carica contro le intenzioni, così il virgolettato a tutta pagina: disordini in centro, scatta un esposto del Codacons contro le forze dell'ordine, l'associazione rivolge un appello al prefetto affinché ripristini la legalità. Prodotto un filmato su una carica folle e inutile, così la definisce il Codacons. E continuiamo a parlare di sicurezza, perché è stato predisposto un piano di videosorveglianza proprio a Catanzaro. Facciamo il punto nel servizio realizzato da Gabriella Passariello. Dalle parole ai fatti, 120.000 euro nel bilancio 2015 sono stati destinati al ripristino e allo sviluppo del sistema di videosorveglianza, così come definito nel protocollo d'intesa recentemente siglato tra il sindaco Sergio Bramo e il prefetto Luisa Latella. La somma sarà immediatamente disponibile dopo l'approvazione del bilancio, che consentirà di ripristinare le 20 telecamere e i 20 lettori targa già installati e di implementare il sistema sicurezza nella città dei Tre Colli. È la risposta concreta dell'amministrazione comunale alla richiesta di sicurezza che viene dai cittadini, soprattutto dopo una serie di episodi criminali che hanno interessato il territorio senza risparmiare il centro storico. Stiamo rispondendo con i fatti al bisogno di sicurezza dei cittadini, ha sottolineato il sindaco Abramo. I convegni vanno bene, ma poi c'è bisogno di assumere atti concreti. L'accordo con la prefettura è stato fondamentale. Il prefetto Latella ha dimostrato una sensibilità non comune rispetto alle questioni della sicurezza e al contrasto alla criminalità. Da Soverato nel Catanzarese si parla di viabilità, la galleria più croce che delizia. Con l'arrivo dell'estate aumenta la circolazione stradale ed è caos. In molti chiedono che l'ANAS esegua di notte i lavori interrotti, incuria e abbandono lungo la strada. Adesso siamo a Lamezia Terme, in primo piano il processo Perseo, l'imprenditore inseguì il picciotto, in aula ricostruito un episodio del 2011 contestato a Giuseppe Grutteria, Agostino Lucia, Spero No, il ciclo motore con due ragazzi a bordo. Da Crotone il processo Scacco Matto, il padrino condannato a 30 anni di carcere, Grande Aracri ritenuto colpevole in appello per un duplice omicidio dell'agosto del 1999, assoluzione confermata per altre 5 uccisioni. Ma andiamo a vedere insieme il servizio realizzato dalla nostra redazione. Dopo circa 3 ore di Camera di Consiglio, la Corte di Assise Appello di Catanzaro ha ribaltato un'assoluzione in condanna, rideterminato la pena a carico di altri due imputati e confermato la sentenza di non colpevolezza a carico di un altro accusato, tutti e quattro raggiunti nell'operazione della DDA del capoluogo, nome in codice Scacco Matto, dove in uno dei due filoni d'inchiesta gli investigatori hanno dato nome e volto a mandanti ed esecutori di una serie di omicidi di mafia avvenuti alla fine degli anni
anni 90 nel Crotonese. I giudici di secondo grado hanno inflitto 30 anni di carcere al boss dell'omonima cosca di Cutro, Nicolino Grandaracri, assolto in primo grado nella sentenza emessa il 19 luglio del 2012. Salvatore Nicoscia e Vito Martino, a carico dei quali i giudici di prime cure avevano dato il carcere a vita, sono stati rispettivamente condannati a 25 anni e 6 mesi di reclusione e 30 anni di carcere. Confermata l'assoluzione per il fratello di Mano di Gomma, Ernesto Grandaracri. Gli omicidi per i quali gli imputati sono finiti a processo riguardano Antonio Simbari, Franco Arena e Francesco Scerbo, Antonio Macri, Rosario Sorrentino, Raffaele Dragone e Tommaso De Mare. Per la rubrica Verde Regione andiamo a vedere dove ci porta stamattina la nostra Emily Casciaro. E buongiorno, bentrovati a Verde Regione. Sono con Antonio Mangiafave che ci parla di questo progetto che riguarda i giovani del territorio di Carlopoli. Alle nostre spalle vedete questa straordinaria abbazia ed è qui vicino a questa bellissima abbazia dell'anno 1000 che nasce questo progetto, nascono questi terreni coltivati. Ci spiega nel dettaglio di che tipo di progetto si tratta? È un progetto integrato. Noi siamo un'associazione che collabora col Centro di Salute Mentale del Reventino. Abbiamo fatto un progetto col Comune di Carlopoli, che si chiama Progetto Gedeone, e abbiamo avuto la possibilità anche di aderire al progetto caso del GAL del Reventino. Abbiamo intenzione di fare la filiera dell'erba officinale, abbiamo piantato l'origano. Quindi integrare la parte agricola con la parte sociale. Abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro giardino l'abbazia, quindi abbiamo pensato, oltre a mettere a dimora lo zafferano, quindi abbiamo avuto un successo anche da questo punto di vista, nel senso che qui attecchisce, ci vogliono tanti bulbi, ma per fortuna il microclima funziona. Puntiamo moltissimo sull'origano e vorremmo recuperare anche altre piante officinali come l'anice nostro calabrese. Abbiamo un piccolo semenzario di aglio calabrese che vogliamo portare avanti e tutto quello che è legato alle parti delle erbe officinali. E in più però, siccome facciamo parte di questa associazione e collaboro col Centro Salute Mentale, vogliamo integrare queste cose con la salute mentale. Dicevo prima, nel nostro giardino abbiamo l'abbazia, quindi abbiamo pensato di fare anche la parte culturale. Abbiamo pensato a tre personaggi, io sono uno di quelli, un ipotetico converso cistercense che era presente in questi luoghi intorno all'anno 1200. Pensiamo di mettere in scena altri due personaggi che raccontano i luoghi, un templare e una brigantessa, e vogliamo portare qui chi è svantaggiato, non solo i malati di mente, ma anche stiamo pensando di portare chi è in carrozzina, ma anche vogliamo rendere fruibile questo luogo ai non vedenti. Abbiamo già fatto un piccolo accordo sempre con gli amici che abbiamo incontrato degli altri GAL in questo progetto di portare avanti anche questa cosa. Vorremmo che fosse un luogo di integrazione dove noi scherziamo e diciamo che il bene incontra il male senza accorgersene, perché una cosa che ci siamo resi conto è che spesso siamo concentrati sulla malattia, siamo concentrati sui malati e non sulle famiglie. Noi qui vorremmo regalare alle famiglie un momento di svago, un momento di rilassatezza, perché i luoghi lo permettono. Intanto qui si coltivano anche sogni, avete messo un bel cartello, è vietato calpestare questi sogni. Assolutamente sì, quella è stata la prima cosa che abbiamo messo, perché la Calabria ha bisogno di sogni, ha bisogno di luoghi come questi, perché forse una delle cose che ci mancano è quello di credere che i sogni si possono realizzare, e prima ancora di crederci bisogna piantarli, innaffiarli, curarli, come si fanno per le piante. Quindi insieme all'origano che abbiamo piantato anche questi sogni, e devo essere sincero, abbiamo avuto grandi soddisfazioni perché molti si sono realizzati. Questa abbazia un anno fa era un po' abbandonata. Se andate a vedere le foto da prima che siamo venuti noi, noterete che le foto sono solo abbazia. Se andate a vedere le foto che abbiamo fatto noi, c'è sempre gente attorno all'abbazia, e questo è il senso di quel cartello, nel senso che sono sbocciati i fiori, che sono noi che partecipiamo, che la veniamo a visitare, e questo è un grande risultato. Basta fare questo raffronto tra le foto prima e le foto dopo. È un grande successo, insomma. Noi vi facciamo in bocca al lupo, di buon lavoro, che continuate sempre così, sempre
fare meglio. Grazie per essere state con noi, grazie a voi per averci seguito. Alla prossima. Bene, rieccoci in studio, andiamo a sfogliare le pagine interne del quotidiano Il Garantista. La sanità in primo piano, 2,5 miliardi tolti alle regioni, CGL un suicidio dopo l'accordo e la soddisfazione della ministra Lorenzin, ecco la replica dei sindacati, in Calabria sarà un massacro, 2,352 miliardi di euro, un vero e proprio tesoretto quello che verrà sottratto alla sanità, che nei prossimi 6 mesi vedrà alleggerire i fondi a disposizione per beni e servizi. Sì, così riporta stamattina Il Garantista. E ancora, dalle pagine interne, la politica, l'annuncio di Magorno, scalzo, pronto a dimettersi. Pressing del segretario del PD, mi ha ribadito la sua disponibilità a lasciare il ruolo di presidente del Consiglio regionale nel corso di un incontro avuto a Lamezia. I renziani sempre più divisi, intanto è stata rinviata l'assemblea d'area prevista per domani. Il ritorno della Lanza al voto, l'ex ministro mette in guardia il vice segretario del PD Guerini, l'avvertimento al braccio destro di Renzi, la richiesta non dare ascolto a chi ti ha fatto credere di essere nel giusto e poi ha fallito. E restiamo in tema, perché ieri il presidente della regione Calabria Mario Oliverio al microfono di Emily Casciaro ha commentato la lettera con cui l'ex ministro Lanzetta ha chiesto l'immediato ritorno alle urne e non è stato affatto tenero, ascoltate. Ma guarda, io ho visto la lettera della Lanzetta, vedo in quella lettera molto risentimento, molto appunto atteggiamento, come dire, ritorsivo. Io capisco che per una persona che ha avuto la fortuna, la circostanza, ha avuto comunque la possibilità di fare un'esperienza sia pure breve di governo, adesso è difficile, appunto capisco quindi anche i risentimenti, ma questo non dipende da me, non è dipeso da me, io avevo proposto persino la Lanzetta su richiesta appunto che mi era stata fatta da Roma di una utilizzazione nella giunta. Pare che appunto questo atteggiamento della Lanzetta, questo risentimento che trasuda appunto dalle sue dichiarazioni è tutt'altra cosa rispetto ai problemi della Calabria. E ancora politica, dalle pagine interne del Garantista si parla di Forza Italia, la Calabria, tentazione salviniana, erano in tanti a Catanzaro a dare il saluto al leader della Lega, il presidente provinciale di Confindustria, ero il solo perché invitato dal sindacato di polizia, in prima fila tanti big tra cui Ferro e Tallini, dunque si parla della visita di Salvini l'altro ieri in Calabria. E ancora parliamo di lavoratori socialmente utile di pubblica utilità, la norma rientrerà, il virgolettato a tutta pagina, Bubbico, D'Ascola e la Bruno Bossio rassicurano i precari, ci impegneremo a farla reinserire, l'articolo 8 sulla contrattualizzazione dei precari era sparito dal decreto del governo sugli enti locali. E ancora la cronaca, si impicca in carcere l'uomo che uccise il fratello, la cognata e la nipotina, sparò loro con un fucile a pallettoni nel parcheggio di un supermercato. Il 2008, lui si costituì nel 2011 venne condannato all'ergastolo. Ancora, sempre dalle pagine interne del Garantista, si parla dei campionati di kitesurf, un'onda di migliaia di turisti pronta a sommergere Gizzeria nel Catanzarese. Siamo a Reggio Calabria, il caso Atam in primo piano, il valore del capitale sociale da 4,5 milioni di euro e 500.000 euro. In questo si sostanzia la modifica dell'articolo 6 dello statuto contenuta nella delibera approntata dalla giunta Falcomatà. E adesso ci fermiamo per l'altra nostra rubrica, il santo del giorno. Oh.
Oggi, 4 luglio, la chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. Nacque l'anno 1271 da Pietro III, re di Aragona, e da Costanza, madre di Manfredi, re di Sicilia. Le fu imposto il nome di Elisabetta, in memoria di Santa Elisabetta, regina d'Ungheria, sua prozia. All'età di 8 anni cominciò a recitare l'ufficio divino e così fece per tutta la vita. Come principessa, ella aveva tutta la possibilità di seguire la moda, ma non volle farlo, privandosi anche dei giochi e piaceri leciti. Contratto matrimonio con Dionigi, re del Portogallo, non tralasciò gli esercizi di pietà e le buone opere in cui si era fino allora esercitata. E ancora, dalle pagine interne del quotidiano Il Garantista, siamo a Cosenza, la denuncia in primo piano, ospedale privato, Miceli accusa il sindaco Manna, il consigliere del Movimento 5 Stelle, già pronti gli atti per dare il via libera alla struttura sanitaria dei Greco, e se si fosse trattato di semplici cittadini, riecco il metodo discoteca, così riporta stamattina Il Garantista. E ancora un appello del leader del Movimento Diritti Civili, appello a Corbelli, aiutaci almeno tu. Una bambina calabrese inabile e malata scrive a Franco Corbelli e chiede di aiutare la sorellina. E ancora da Catanzaro, il Consiglio Comunale ha discusso dei due convitati di pietra, Matteo Salvini e Enzo Bruno, così riporta il titolo a tutta pagina. Approvata la modifica al regolamento della fatturazione del servizio idrico, ma l'interesse si è spostato verso i temi caldi della politica. Da Lamezia Terme ancora si parla del comune, si deve realizzare il parco del Savutano. Il virgolettato De Sarro spinge affinché vengano rispettati i tempi per dare via al progetto, massimo entro un anno, in attesa della pubblicazione del bando di gara. E ancora da Vibo Valentia si parla dei dipendenti della provincia in protesta, la palla passa al governo. Il presidente Oliverio ha incontrato i sottosegretari Bressa e De Vincenzi per chiedere le sospensioni e le dilazioni delle rate dei mutui dell'ente per 2 anni per procedere a saldare con le somme ad essi destinati agli stipendi. E ancora, sempre dal Vibonese, siamo a Capo Vaticano, Belvedere, c'è l'ordinanza di abbattimento per le opere a ridosso del cancello abusivo. E ancora una notizia che riguarda la sanità, vecchie e nuove dipendenze, attivo il centro di orientamento. E adesso torniamo a collegarci con il nostro meteorologo, l'ingegnere Ugo Notaro, andiamo a vedere le previsioni meteo. Amici di Raci, una giornata di sabato all'insegna del bel tempo, all'insegna di condizioni estive, all'insegna di tempo assolutamente gradevole per la permanenza, per chi ha possibilità di effettuare permanenza al mare o comunque all'aria aperta. È una situazione di stampo assolutamente anticiclonico, lo vediamo bene dalla cartina delle correnti in quota, con l'anticiclone di matrice subtropicale, ed è quello africano per intenderci, quello che fa salire le temperature oltre i 30 gradi, lo vediamo perché proviene dal continente africano e non dalla costa atlantica, sulla quale insiste dell'aria più fresca colorata di giallo che, scendendo dall'alto verso il basso, spinge per contrappasso dal continente africano verso l'Europa centrale una massa d'aria calda di origine africana. Ecco perché farà caldo fino a 35 gradi nei prossimi giorni, perché l'anticiclone subtropicale, non quello azoriano, ad determinare il tempo dei prossimi giorni. Uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola mostra assolutamente condizioni di bel tempo, con ampie fasi soleggiate su tutto il nostro territorio italiano, con temperature che sull'Italia del Nord sfioreranno anche i 40 gradi nel corso del weekend. E scarsi saranno gli annuvolamenti, per lo più concentrati a ridosso dell'arco alpino
e del settore pedemontano nelle ore pomeridiane. Tanto sole sull'Italia centrale con temperature oltre 35 gradi, assenza di fenomeni. Weekend ottimo da trascorrere al mare per chi potrà, sia sul litorale tirrenico che sulla fascia adriatica. Non varia assolutamente di molto la situazione su tutto il meridione d'Italia, con tanto sole che splende insieme a qualche annuvolamento residuo presente sui rilievi più alti del contrafforte appenninico meridionale, parlo del Pollino, della Sila, ma in un contesto di assoluto bel tempo. Ecco, la grafica sulla città di Cosenza indica soltanto, ricorda che potrebbero manifestarsi delle nubi a ridosso del settore silano, tanto sole su tutta la fascia ionica crotonese, dal Cosentino al Catanzarese, Soveratese, tutto il Regino, con tanto bellissimo sole. Stesso discorso per la fascia tirrenica, temperature di 32-33 gradi, tanto sole dal Cosentino passando sui litorali vibonesi, Tropea, Lamezia, fino a Regino, in una condizione di tempo stabile e soleggiato. Domenica ancora tanto sole su tutta la nostra penisola, temperature che si avvicineranno ai 35 gradi e rimarranno così anche nei prossimi giorni, in particolare attenzione a entroterre e aree scarsamente ventilate. Tanto sole su tutta la fascia tirrenica, da Crotone, Soverato, la Baia di Copanello, Squillace, fino a scendere al litorale ionico Regino. Tanto sole sul Vibonese, su Tropea, sui litorali Catanzarese, sull'Ametino, fino a Reggio Calabria, in una situazione di tempo stabile e soleggiato che non varierà assolutamente di molto, almeno fino alla prima decade di luglio, che si prospetta calda con temperature prossime ai 35 gradi. Un saluto da Gonotaro per gli amici di LAC. Rieccoci in studio, andiamo a sfogliare le pagine interne del settimanale gratuito Il Vibonese. In primo piano si parla di Franco San Marco e Nicola D'Agostino. Sul banco degli imputati, nel primo consiglio comunale, il sindaco Elio Costa indica le responsabilità della grave situazione economica finanziaria in cui versa Palazzo Luigi Razza. E ancora Nicola D'Agostino e la vergogna di quel palazzo. Il sindaco, che è tornato cittadino comune, ha lasciato in eredità un'altra imbarazzante situazione. Si parla ovviamente del palazzo denominato Palazzo della Vergogna. E sempre dalle pagine interne del Vibonese, era Costa definito l'assetto del Consiglio Comunale. Nella prima assemblea eletti i membri della commissione elettorale, nominati anche i capigruppo. L'indirizzo di saluto ed il progetto La città che vorrei. Il sindaco Elio Costa, nel suo primo intervento in Consiglio Comunale, ha chiarito che le linee programmatiche del suo esecutivo coincidono con quanto già enunciato in campagna elettorale. Poi ancora l'altro articolo che riguarda il primo intervento di Stefano Luciano da presidente del Consiglio Comunale. Sosterrò il sindaco nella misura in cui egli rispetterà il patto con gli elettori, tutelerò gli interessi di chi non è rappresentato in questo consesso. E adesso ritorniamo a sfogliare le pagine interne del Quotidiano del Sud, in particolare ci spostiamo a Reggio Calabria. L'iniziativa di Libera in primo piano, Libera sceglie di ricordare, l'obiettivo è quello di ridare dignità alle persone e alla memoria. Stele per il piccolo Gianluca Canonico, ucciso per sbaglio, finì in mezzo a una sparatoria nel rione Pescatori. E ancora, sempre dal Regino, si parla del bergamotto. L'oro verde, così è definito. Bergamotto rappunta lo sport, intanto cresce l'apprezzamento del mondo della ristorazione e della medicina. Il frutto può tonificare i muscoli e ritardare l'invecchiamento. E ancora, in chiusura, lo sport, parliamo del Crotone. A breve le prime ufficialità, in settimana ci sarà la firma per Yao, Balasa, Ricci, Galli e Cordaz. Rosso-blu sul giovane mediano dell'Inter, Gaiolo, lo scorso anno a Cesena. Sempre dalla pagina interna del Quotidiano del Sud si parla di Lega Pro. Macalli si arrende e lascia dopo il pressing di FGC e Coni. Addio al calcio, ora o altre priorità, dice. Da martedì prossimo al suo posto ci sarà un commissario. E ancora la Regina viola verso Foggia, così il titolo a tutta pagina. L'attaccante è a un passo dall'accordo con i Santanelli. Balistrieri torna alla Torres, la società del patron Foti è sempre intenta a cedere qualche giovane per fare cassa.
dal Cosenza, Corsi, non è ancora finita. Ieri le parti si sono lasciate senza il sospirato accordo, ma oggi si potrebbe chiudere con Montella e Arrighini. Ormai è fatta, mancano solo le firme e gli annunci ufficiali. E ancora, Lega Pro, Catanzaro, Presi, Foresta e Barillari. Dunque dalla Lega Pro arrivano questi due nuovi acquisti, centrocampista il primo, esterno sinistro, il secondo arrivano dal Crotone. Formula del prestito per i due giovani, arma corteggiato dalla Reggiana. E ancora per quanto riguarda la Lega Pro, la Vigor in particolare, Fide Iussione Cercasi, la società biancoverde avrebbe avviato la pratica presso un'altra banca. In attacco potrebbe arrivare il bomber Manolo Mosciaro. E adesso in chiusura andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eccolo il titolone a tutta pagina: Stramilano, Berlusconi, Champions obbligatore, Mijajlovic, faremo paura, Mancini, la Juve non è lontana, Toir o grandi aspettative, Milan e Inter dicono scudetto. E così il titolo in primo piano sulla Gazzetta dello Sport. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per aver preferito la nostra informazione, a tutti voi l'augurio di una buona giornata e un buon fine settimana. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Da lunedì 27 aprile, l'edizione giorno della CNews 24 va in onda alle 13.45. I calabresi sono informati.